bella, Marisa, che bello rivederti. Eccoci. Ciao, 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 sì, amica mia, ciao. Ci siamo. Molto bene, una cosa seria. Vedi, per la sciamano, vedi. Signore, scusa, ma... Accomodati, che bello avere uomini che ancora fanno il baciamano. Chi te l'ha insegnato il baciamano, Clayton? Un gesto galante per una, bravo, una bella Clayton, ma noi ci conosciamo classe. Però, no? Mi sembra siamo che ci siamo visti prima, da qualche parte. Qualche anni sì. fa, mi sembra. Sì, infatti. Lo potresti allora... prendere al tuo Trianon, lo sai che adesso sta facendo. Quando ricomincia, mamma mia, quando vi arriva... 4 di gennaio in Sicilia. Oh, che meraviglia. Tu, sono i peccanti, lo prendiamo, se lui sa parlare napoletano lo prendo subito. Sai parlare napoletano? O quantomeno deve saper ballare la tarantella. Non sono mai stato con una napoletana. No. Lo so, è peccato. Ma non è che si impara proprio il napoletano andando con una napoletana. Però lui, diciamo, è un ragazzo che fa il sodo. Quindi lui si prepara così. La traslazio è così. C'è un mente aperto. C'è un mente aperto. Mente aperto è bellissimo. Mento bello. Molto bella. Va bene, la tarantella la sa ballare? Scusa? La tarantella? Tarantella. Tarantella. Vabbè, te insegniamo noi, non ti preoccupare, non è un problema. Non è un problema. Con gran piacere. Ecco la tarantella. Ecco qua. Ecco la tarantella. Chi gliela insegna la tarantella? Io no. Non ce la posso fare, no, ma sono stanchissima. La lunetta potrebbe. La, scusa, la perché ha no, no, ma meglio di Marisa. Io non ho la Marisa sta qui per no, noi. Marisa sono stanca, non sai che cosa ho fatto. Vai, brava, dai, Marisa, bravo. Marisa, bravo. Ecco. Aspetta, poi devi fare un po' così. Vai. È semplice, vai. Veramente si dovrebbe fare tac e punta. Ecco, poi tac e punta, tac e punta, vai. Tac e punta, tac e punta. Guardate il piede di Marisa. Ma la gioia è la cosa importante. Ah, che fiatore, mi rimaglio. No, perché da stamattina sto correndo come avete provato, colpa mia, mi faccio fare queste cose assurde. Vai, Marisa, dimmi. No, da stamattina sto correndo come una pazzerella. Perché corri come una pazzerella? Perché tesoro, io ho da fare sempre. Non so tu, ma credo anche tu. Io lasciamo perdere, a me tra un po' mi ricoverano. Mina Settembre, vai, dove interpreti Zia Rosa, la sorella della mamma di Mina, interpretata da Serena Rossi. Hai rinunciato pure al tuo splendido nero capello cornino, blu, con nuance di blu. Vai. Vabbè, per forza. Zia Rosa! Nina, ma che felicità vederti! Che ci fai qua? Ah, ma senti, ma tu proprio diventi sempre più bella, tale quale a me quando avevo la tua età. Veramente? Guarda che io avevo file e file di conteggiatori. Rosa! Hai visto che c'è? Da quanto tempo? Claudio, e che ci fai qua? No, perché Olga mi ha detto che voi due vi eravate separati, che tu poi avevi avuto un'altra storia e che eri andata a Procida tu sola. Non ti ha nascosto proprio nulla, eh? No. Ma quindi hai sentito mamma di recente? Beh, insomma, non molto tempo fa. È lei, infatti, che mi ha detto di venire a stare qualche giorno con voi. Ah. Ma perché? Non ve l'ha detto? No, veramente no. Vabbè, allora, vuol dire che ti voleva fare una sorpresa. Sì. Che bella idea. Hai visto che qualche volta ci azzecca anche lei? Ma dove sta che la voglio andare a salutare? No, aspetta, zia. Beh, devo ringraziare la regista Tiziana Ristarco. Serena l'ho vista ieri sera a un concerto bellissimo di Tosca dove lei ha cantato un pezzo meraviglioso, Morabezza. Andate a vedere questo concerto bellissimo, perché l'ho visto, di una bellezza straordinaria. Bello, hai ragione. E anche Serena, abbiamo un rapporto, abbiamo avuto un rapporto straordinario, una fiction che ha avuto un grande successo, quindi chi è più felice di me? Che è anche un titolo di una commedia di Edoardo. Ma è vero che ti cantavano Babà una cosa seria sì, sul set? Tutte le mattine al trucco, tu non sai che cosa divertente. Un inferno. Ogni volta che arrivava al trucco, Serena, tutti, e anche i truccatori, tutti che cantavano il Babà. Vabbè, è un attestato di ma stima. Sì, certo. Solo che la mattina al Babà cominciamo subito. All'alba, no, ma poi all'alba e poi subito dopo arrivavano dolci di tutti i generi perché era un set molto godurioso. Quindi arrivavano dolci, cioccolate, cornetti, un inferno. Io sono digiuna, ti prego. Il Babà è una cosa seria, Sanremo 89. Ah no, anche tu lo vuoi mettere? Sì, no! Infieriamo, infieriamo su Marisa Lavrido. La fortuna è fugace, si sa. L'amore viene e va, ma il maccherone resta. Non c'è sta niente a fa'.
cosa seria. Con papà non so pazzea, è una cura che fa bene. Oh papà non può ingannare, il papà è come il ciucciotto, la coperta di Linus. Se cercate un antistress, accattatevo papà. Anche io ho avuto un vitino di Vespa. Ma è così importante? No, però all'epoca, beh, insomma, è bello vedere che anch'io avevo una bella 42. Dopodiché non hai più la 42, quante cose hai meglio ora? Ma moltissime! Sei più felice ora o quando avevi 30 anni? Adesso, non c'è dubbio, perché sai che l'età matura porta una marea di miglioramenti. Sì, io perlomeno sono diventata più pacata, più paziente. Certo, adesso riesco a contare fino a 5, prima non contavo neanche a 0, quindi già è un bel passo avanti. Come è andato il Natale? Cose. E poi la vecchiaia, scusa, insistiamo su questa cosa così ci sa. La vecchiaia non esiste. Il tempo è una cosa che hanno inventato. E l'importante è avere il cervello sempre in attività, quindi progettare, e il cuore pronto ad amare, e non si diventa mai vecchi. Che bello, Marisa. È così. Tu come fai ad avere il cervello sempre in azione? Solo lavorando oppure anche con... No, perché io purtroppo sono, purtroppo, perché non sto mai ferma, sono molto curiosa e quindi io mi occupo di mille cose, ma non perché io me ne voglio occupare, perché, adesso devo fare... No, è proprio, è una spinta interiore che non si ferma e non riesco ad arginare in nessun modo. E quindi questo mi porta molto affaticamento. E come ti rilassi? Se ti rilassi. Mi rilasso qualche volta perché faccio meditazione, adoro la meditazione, Reiki, e quindi ho tutte le mie pratiche. Ma meditazione è quella, cioè stando seduti, occhi chiusi, respiro? Seduti, occhi chiusi, cioè la meditazione trascendentale, ovviamente che ognuno di noi ha un suo piccolo mantra, poi ci sono i mantra universali, e non lo posso dire ovviamente, che sennò se lo fregano, quello è un mantra che ti dà il maestro e tu lo devi tenere chiuso, celato per te, nel tuo cuore, perché è un tuo piccolo mantra. Quindi la meditazione poi ci sono molti esercizi bellissimi. Per esempio, uno di quelli che io amo di più è che ognuno di noi deve immaginare, inventarsi un posto dove si sente al sicuro. Questo posto te lo puoi immaginare come vuoi, un giardino, una casa, la luna, non lo so, quello che vuoi. E quando hai precisamente visualizzato questo posto, ti metti lì e ti chiudi in questo posto come se fosse un uovo, e quella è una grande meditazione, bellissima. Il tuo posto lo puoi raccontare? Quello lo posso raccontare, è un misto di un giardino balinese, perché avevo una casa a Bali bellissima con questo giardino bellissimo, insieme a una vasca termale che avevo in Toscana, sempre una casa in fitto, e pieno di fiori e pieno di animali felici. Questo è il mio posto. Che meraviglia. Posto del questo cuore? È il posto dove mi chiudo. Sono veramente incantato. Quindi non sto pensando. Mi puoi anche dare un bacio se vuoi. Stava pensando al posto. Chi mi piace? Ho preso la corrente! È talmente incantato che mi ha dato la scossa! No, sono incantato dalle sue parole, veramente. Ma stare con Marisa Marisa è un posto incantato, lei. Posto del cuore, Laura? Io il mare, il mare cristallino, proprio farei il pesce io. Ma io, guarda, non perché c'è Marisa, ma una stanza rossa a casa di Marisa. Quella è bellissima. Cioè una stanzetta rossa, dove entri dentro... Tutta rossa? No, è dorata e bordeaux. Dei toni di arancione caldo, e soprattutto rosso cinese, bellissima. La cava. Ma pittura o papà? Pittura e foglia d'oro che ho messo io con le mie manine, una fatica inumana, non lo farò mai più. E chi ci fa in quella stanza? Quella è una stanza degli ospiti, io la chiamo, l'ho intitolata la Lover's Room. Posso venire, la camera Marisa. Degli innamorati. Cleto vuole entrare subito. No. È una bella cosa avere sempre in un posto dedicato, sacro, per la meditazione, esatto, no? Sì. Tu fai meditazione? Incenso, certo, e qual è il tuo posto del cuore? Io ho questa isola amato della catena iwanese, Kauai. Lui sta alle Hawaii, capito? Cioè, beh, vieni con me, cara. Andiamo tutti, no? È sempre lì, arriviamo alla casa alle Hawaii. No, va bene.
Noi siamo già in fila, Marisa. Siamo già... Io mi aggiungo. Bravissima. Posso aggiungere un posto a cena a casa di Marisa, ah, che cucina, sì, benissimo. Ah, beh, quello che ha. Quella, sì, proprio, sì, è. Ma deve trovare bel cibo napoletano. È difficile, non trovare in Hawaii. Io, quello ce l'abbiamo ovunque, anche alle Hawaii. No. Posso cucinare anche là. Esatto. Vabbè, è fatta. L'albero di Natale, secondo Arbore, indietro tutta, 1987. Al pubblico a casa, scusate, evidentemente non è venuto bene, però siccome altri hanno fatto il presepio vivente, loro hanno pensato facciamo l'albero di Natale vivente. Adesso io non so come uscire da questa gabbia dorata, però c'ho un sostituto. Aprite il cancello! Aprite il cancelletto. Ho un sostituto albero di Natale vivente che mi prenderà il posto, perché io devo anche andare al mio posto di... Come si fa, Frassica? Ecco qua. Pigliatemi le palle, sì, una da una parte. Metta la spalla... La spalla A, insieme alla spalla B. L'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Il Natale più bello che porti nel cuore, e questo com'è andato? Beh, è andato benissimo, i Natali sono tutti stati meravigliosi, sì, perché sempre pieni di amici che vengono da me da tanti anni, Renzo naturalmente compreso. Anche quindi, quest'anno? Anche quest'anno, quindi sono Natali bellissimi da ricordare, perché naturalmente il Natale cos'è? È una festa dell'amore, e quindi come passarlo meglio se non con gente che ti vuole bene, con la famiglia, con gli amici. E quindi gli amici per me sono stati una seconda famiglia. Sacrosanto, fai sempre la stessa ricetta o ti inventi qualcosa di nuovo? Beh, insomma, in questi ultimi Natali mi sto un po' ripetendo, perché arrivo sempre all'ultimo momento e quindi faccio più presto a rifare le stesse cose. Questo lo dico anche per Clayton. Però devo dire la verità, Natale alle Hawaii, più che il titolo di un film di Vanzina, lo facciamo qua. Ora pubblicità e dopo ci ritroviamo con Marisa, anche magari con la ricetta più famosa, anche con l'appello ovviamente. Nel frattempo Marisa Laurito riceve telefonate. Telefonate da... Chi ti chiama? Mio fidanzato che mi sta guardando e mi chiama. Non posso rispondere, scusa. Scusate, ma... Non posso se vuoi rispondere. Chiamare me, se sto qua... chiama Serena. Non voglio... Magari. Come sentito che vuole scappare? Capito, chiama... Non sono colpevole, solo... Piccolo fraternizzazione. Sì, certo. Che cosa? Sì, vabbè, Clayton, stai tranquillo. Ma che secondo me Clayton c'ha la coscienza sporca. Sì, non lo so. Scusate, senti, la ricetta per Capodanno. La ricetta per Capodanno, addirittura. Per Natale, dai. Vabbè, la ricetta per Capodanno. Ma complicato è Capodanno. Va bene, vi do una ricetta antica napoletana dell'Ottocento. Una ricetta povera che ho fatto a Natale. Il pesto napoletano. Aglio, olio, acciughe, uva passa, capperi, ulive nere di Gaeta, spaghetti al dente, buttate dentro naturalmente dopo aver fatto soffriggere e ripassate con pan grattato, squisita, prezzemolo sopra e peperoncino. Ricetta povera dell'Ottocento, del Natale. Renzo, come sta? Una bellezza! Ieri sera è venuto con me a vedere il concerto di Tosca, impazzito anche lui per questo concerto. Sta benissimo, nonostante qualche sito dica che sta male. Non è vero niente, sta una vera bellezza. Smettetela di fare quei titoli sciocchi. Ma veramente! Comunque, la cosa più importante per la quale servono i social è per lanciare appelli, per dare la propria testimonianza civile. Sì, brava. E tu ti stai occupando, come devo dire, anche noi facciamo in diretta ogni giorno, quasi ogni giorno, dando gli aggiornamenti sulla condizione delle donne iraniane, donne e uomini che si sono uniti alla protesta. Abbiamo degli aggiornamenti orribili. Il presidente Raisi ha detto, riferendosi alle proteste antigovernative, nessuna misericordia per chi protesta. Stamane su tutti i giornali trovate la foto della bimba di 12 anni uccisa, come sappiamo, da un checkpoint a causa delle ferite riportate davanti ai suoi genitori nel corso delle proteste. C'è anche la foto di una giocatrice di scacchi, campionessa, che ha giocato senza il velo ai campionati mondiali del mondo. Luca Rosini ci ricostruisce gli ultimi avvenimenti in Iran. Tutto è iniziato a metà settembre. Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni, muore in un carcere iraniano dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non avere indossato correttamente il velo.
Da quel momento esplodono le proteste, prima nel Kurdistan iraniano, poi in tutto il resto del paese. Sono le studentesse universitarie e moltissimi giovani che contestano l'oppressione del regime e le rigide regole di morale e decoro. La prima forma di protesta? Togliersi il velo islamico e dargli fuoco. Sono passati più di 100 giorni da quei momenti, 100 giorni di lotta, di sangue, la repressione che si accanisce contro le donne con stupri e torture, gli spari sulla folla sempre più grande e arrabbiata e le giovani donne che strappano il turbante dalla testa dei leader religiosi per poi scappare. Secondo l'organizzazione non governativa Hrana, i manifestanti morti sono più di 500. Tra questi, 69 sono minorenni, bambini come Saha, 12 anni, uccisa da un proiettile della polizia il giorno di Natale mentre era in macchina con i genitori. Altre 400 persone sono state arrestate per aver partecipato alle proteste. Di queste, 11 sono condannate a morte, due manifestanti impiccate finora con l'accusa di inimicizia contro Dio e il regime minaccia altre 26 esecuzioni a breve. Ma la lotta per la libertà delle donne iraniane non accenna a terminare. Cara Marisa, gli artisti possono testimoniare ed è sempre molto perché facciamo sentire queste persone meno sole. Questo è uno scempio quello che sta accadendo. Io mi ricordo, non c'ero, ma quando è accaduto per gli ebrei, no, nessuno parlava perché dicevano che non sapevano. Noi adesso sappiamo tutto. Tutto il mondo sa tutto. Qui non si tratta di politica, qui si tratta di diritti umani. La Carta dei diritti umani è l'unica cosa che può salvare il mondo, che può portare la pace. È allucinante che oggi si commettano questi scempi, queste torture, queste uccisioni attraverso la parola di un Dio. Ma quale Dio può volere una cosa del genere? Strumentalizzando la parola di Dio. Quindi bisogna assolutamente metterci insieme. Io ho raccolto insieme a varie associazioni che mi stanno aiutando, vorrei dirle tutte ma non c'è tempo, è meglio dire le cose più importanti. Insomma, bisogna assolutamente raccogliere molte firme, bisogna metterci insieme, non bisogna farci strumentalizzare da politica, dalla politica, ma bisogna combattere uniti tutti quanti per i diritti umani e per la libertà, che è una cosa che nasce con ogni essere umano, la libertà di pensiero, di azione, di cuore, di sentimenti. Scusami. Adesso arriva la notizia che l'Italia convocherà al più presto l'ambasciatore iraniano per esprimere la sua condanna per gli omicidi e le violenze contro i manifestanti. Lo si apprende da qualificate fonti di governo. La convocazione non potrà avvenire oggi stesso solo perché il nuovo ambasciatore non ha ancora presentato le sue credenziali al Quirinale. Verrà appena diplomaticamente possibile. Ma può darsi che non le presenteranno mai, probabilmente. Non lo so, Marisa. No, l'Iran è peraltro un grande paese. Ha una tradizione antichissima, è un luogo meraviglioso. È stato un luogo le donne portavano addirittura le minigonne. Le donne e i ragazzi sono vittime di una teocrazia spietata che appunto Serena, ma questi ragazzi sono degli eroi. Sono degli eroi.